Fabrizio Corona asfaltato e umiliato da Ilary Blasi in diretta al Grande Fratello VIP. Gli autori del Grande Fratello VIP non si fermano davanti a niente. Nonostante la love story tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi sia una cosa oramai finita, gli autori del programma continuano a ricamarci sopra. Fabrizio non restituisce i beni di Silvia. L'ultimo capitolo della storia riguarda alcune dichiarazioni della mamma delle due sorelle, le Donatella, che avrebbe riferito che l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona avrebbe trattenuto dei beni materiali di valore della sua ex fidanzata, al solo scopo di farla tornare con lui o perlomeno da lui per magari ottenere un ulteriore chiarimento. Tutto è stato immediatamente ridimensionato grazie alle dichiarazioni della Provvedi e di sua mamma, la quale ha subito provato a spegnere la polemica e ridimensionando quanto detto in diretta in studio. La Blasi ha allora lanciato una sorta di appello a Fabrizio Corona, chiedendogli di farsi sentire al fine di garantirgli il diritto di replica. Noi diamo il diritto di replica a Fabrizio Corona. Chiaramente se lui vuole. Noi ogni lunedì siamo qui e può venire a raccontare la sua versione. Se non lo fa, rispetteremo anche il suo silenzio e ce ne faremo una ragione, così come ce la siamo fatta negli ultimi due anni a questa parte. L'intervento dell'opinionista Alfonso Signorini. Alfonso Signorini coglie il momento per ricordare che sul prossimo numero di Chi in uscita nei prossimi giorni, verrà riportata un'intervista a fiume di Fabrizio Corona. Il direttore di Chi non riesce a finire la frase che Ilary lo blocca in modo piuttosto fastidioso. E vabbè. Tutte queste interviste, le lettere, i tweet di Fabrizio Corona lasciano il tempo che trovano. Fabrizio Corona cambia opinione ogni 20 giorni e Signorini non incassa il colpo e riprende difendendo il settimanale da lui diretto, affermando che l'intervista che uscirà sarà cosa unica ed inedita. Chissà cosa avrà ancora da raccontare Fabrizio Corona? Le affermazioni della conduttrice sono immediatamente diventate virali sui social, infatti hanno trovato l'approvazione del pubblico. Ecco il video con le dichiarazioni della Blasi.